Renzi, sono un cittadino normale, sono un cittadino che ha avuto la possibilità, grazie a tante persone che ci credono, di andare alla Camera dei Deputati senza alcuna esperienza e questo lo rivendico con orgoglio. Lo rivendico con orgoglio perché abbiamo fatto questo grande esperimento. È un esperimento che in Italia non si era mai verificato ed è un esperimento che è riuscito pienamente. Abbiamo dimostrato che per fare delle cose buone per i cittadini non c'è bisogno di leccare il culo ad altre persone per 30 anni. Lo dico in maniera anche molto spudorata, scusate il linguaggio, io non sono Beppe Grillo, sono molto, come dire, più modesto e moderato nei termini, però è quello che è successo. Io, diciamo, ho poco più di 30 anni, però ho visto come funziona la politica. Perché anch'io ovviamente andavo a votare e mi affidavo a un salvatore di turno. E il salvatore in qualche modo prima aveva fatto una carriera all'interno del partito, aveva cominciato a fare il consigliere comunale, magari in un piccolo comune, per ambire poi magari a fare il consigliere o l'assessore provinciale, e così fino ad arrivare insomma al Parlamento. E questo in realtà, sì, da una parte ti prepara la macchina amministrativa perché ti prepara a conoscere come si fanno le delibere, come si scrivono le norme, come si leggono, come si interpretano, però ti insegna anche a fare gli sgambetti ai colleghi di partito, ti insegna anche a curarti il tuo consenso elettorale per le prossime elezioni. E la grande rivoluzione del Movimento 5 Stelle è stata questa, cioè mettere delle persone nuove, totalmente nuove, e totalmente disinteressate da, come dire, interessi particolari. Noi non abbiamo l'ambizione, l'abbiamo detto in campagna elettorale e ve ne stiamo dando dimostrazione ogni giorno, non abbiamo l'ambizione di rimanere in quelle stanze. Io faccio l'ingegnere, finito questa esperienza tornerò a fare quello che facevo prima, fortunatamente io avevo un lavoro e spero di, come dire, di ritrovarlo e di, come dire, che la situazione sia cambiata in meglio in modo che tante altre persone possano tornare a lavorare. Il fatto che noi siamo partiti senza esperienza ci ha messo alla prova, è stato molto più faticoso per noi ovviamente, perché abbiamo dovuto, soprattutto nei primi mesi, imparare tante cose e ancora ovviamente stiamo imparando. Però è una cosa che in qualche modo abbiamo dimostrato possono fare tutti. Ed è questa in qualche modo la scommessa del Movimento 5 Stelle, mettere delle persone che non sono più, come dire, che non arrivano a fare, diciamo, a ricoprire i ruoli apicali soltanto perché sono bravi a fregare gli amici. Io non mi devo curare il consenso elettorale perché non ho l'ambizione di essere rieletto, io quello che faccio lo faccio per il popolo italiano. Non lo faccio perché mi devono rivotare a Lecce, in provincia o da qualche altra parte. Non lo faccio perché contemporaneamente devo garantire posti di lavoro ai miei parenti o ai miei amici. Io faccio le cose che in qualche modo possono andare bene per tutti gli italiani. Ed è questo un discrimine che noi siamo molte volte durante insomma, il nostro lavoro al Parlamento. Ci sono ovviamente abbiamo delle linee guida. Quali sono le nostre linee guida? È Beppe Grillo che ci manda SMS, ci telefona singolarmente a tutti i consiglieri comunali, a tutti i consiglieri regionali, a noi parlamentari per dire che cosa votare? No, assolutamente no. Il nostro leader è il programma ed è un programma che è stato scritto insieme ai cittadini in anni di discussioni sul blog. Queste sono delle linee guida. Ovviamente dove le linee guida? Come dire, il programma non è stato scritto perché è un programma che tra virgolette si completa ogni giorno. Ci facciamo guidare, sì, dal buon senso, ma ci facciamo guidare anche dai cittadini. Lo ha ricordato prima la persona che mi ha preceduto. Noi siamo delle persone che anche quando si candidano alle amministrative per ricoprire il ruolo di consigliere comunale, non mettiamo mai la parola sindaco, la parola onorevole, mettiamo la parola portavoce. Perché se è vero che si è interrotto un rapporto tra la cittadinanza e chi rappresenta i cittadini, è evidente che in qualche modo dobbiamo cominciare a usare anche delle parole diverse per ricostruire un rapporto. E questo rapporto noi non soltanto lo facciamo ovviamente, lo costruiamo con le parole, lo costruiamo anche con dei fatti. In molte delle scelte che noi facciamo al Parlamento abbiamo, come dire, dato la parola ai cittadini. Gli esempi sono molti, si parlava del reato di clandestinità qualche mese fa,
oggi si sta votando la legge elettorale, quella che diciamo, il gruppo parlamentare deposita alla Camera dei Deputati, su tante scelte quindi in qualche modo il Movimento continua a interrogare i cittadini esattamente come aveva promesso, senza come dire, mettere lì delle persone che in maniera del tutto autonoma e del tutto slegato da, insomma, dagli elettori prende delle decisioni e insomma, va avanti magari su una direzione che è diversa da quella che vorrebbero appunto i cittadini. In questi mesi sono state fatte tante cose dal Movimento 5 Stelle, poche sono quelle che magari sono arrivate nelle vostre case tramite i giornali e le televisioni. Ne dico una che è esemplare. C'erano degli atti secretati da 20 anni che riguardavano gli sversamenti della Terra dei Fuochi. È bastata la volontà di un gruppo politico di opposizione, del Movimento 5 Stelle, per calendarizzare questo argomento al Parlamento dopo solo 4 mesi. Quindi mancava evidentemente in questi 20 anni la volontà di affrontare la discussione. Lasciamo perdere, come dire, quello che poi si è ottenuto, nel senso che si è ottenuto qualcosa, si sono ottenuti 25 milioni di euro in indagini sanitarie in Campania e nell'area di Taranto. Questi 25 milioni tra l'altro sono stati affidati non alle regioni, che sarebbero gli enti preposti per in qualche modo istituire questi registri, fare queste indagini epidemiologiche, ma all'Istituto Superiore di Sanità, che è un istituto tecnico e di ricerca, perché lo Stato non si fida di dare i soldi ad altri enti locali. Questo, come dire, la dice lunga sul bisogno di cambiamento profondo che abbiamo. Però quello che volevo dire appunto è che se c'è la volontà di mettere in calendario determinati temi, se lo ha fatto un gruppo di opposizione che occupa tutto sommato, come dire, un sesto di quello che sono i posti disponibili alla Camera dei Deputati, evidentemente dall'altra parte manca questa volontà. Noi abbiamo posto altri temi all'agenda del Parlamento e ancora altri ne porremo. Nei prossimi mesi verrà calendarizzato per esempio il reddito di cittadinanza, che è uno dei nostri 20 punti, uno dei nostri cavalli di battaglia. Questo tema del reddito di cittadinanza, noi, come dire, ne abbiamo parlato per tanti mesi in campagna elettorale, ma non è un nostro tema, non è un tema necessariamente un'idea del Movimento 5 Stelle. Le nostre idee, come molte diciamo, di quelle che sono presenti nel programma, in realtà sono magari delle esperienze europee, di italiani che vivono all'estero e hanno raccontato sul blog di Beppe Grillo come funzionava fuori da questo paese. E dato che noi non siamo su un altro pianeta, siamo persone normali, come dire, siamo persone non diverse né geneticamente da altri popoli, insomma, dalla Germania o dalla Svizzera o dall'Inghilterra, allora queste persone che vivevano appunto negli altri paesi ci hanno raccontato le loro esperienze. E una delle cose che ci hanno raccontato è che negli altri paesi non esiste soltanto la cassa integrazione, esiste un senso di comunità che noi abbiamo perso, un senso di, come dire, di unità, e come dire, una strategia, quella di dividerci e metterci uno contro gli altri, no? L'hanno fatto con i tassisti, l'hanno fatto con le licenze, l'hanno fatto in tanti modi e continuano a farlo. Il reddito di cittadinanza, tra l'altro, è una cosa che ci chiede l'Europa, non lo dice nessuno. Il Parlamento europeo 20 anni fa, nel 93, ha come dire, dichiarato, ha dato questa prescrizione agli Stati membri di adottare il reddito di cittadinanza. E questa è una, come dire, delle cose che è stata adottata ovunque in Europa, tranne che in Grecia e in Italia. Quindi se voi andate negli altri paesi europei queste misure esistono, però non esistono in Italia. Ce ne sono ovviamente tante altre di cose che noi abbiamo preso da altri paesi europei, incluso per esempio il cambiamento della Costituzione. Ci hanno dipinto come degli eversori, ci hanno dipinto come delle persone violente, perché abbiamo fatto un'azione dimostrativa, eclatante, cioè quella di salire sul tetto di Montecitorio. E l'abbiamo fatto
perché, come diceva chi mi ha preceduto, il sistema dell'informazione in realtà non ci tutela, non ci dà le informazioni corrette. La modifica dell'articolo 138 della Costituzione sarebbe passata assolutamente sotto silenzio, con ovviamente il benestare di tutte le testate giornalistiche o della maggior parte e di quelle televisive. E questo perché ovviamente c'è un disegno ben preciso, io, come dire, penso di poterlo, diciamo che ormai sia chiaro a molti, il fatto di renderci sudditi con l'immagine, l'idea di essere ancora una democrazia.